da ogni angolo del mondo per apprezzare le eccellenze calabresi, e questo è l'obiettivo che si è posta l'azienda speciale di promozione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, che ha accolto 9 buyer provenienti dagli Emirati Arabi, dall'Arabia Saudita, dal Sudafrica, dalla Cina, dalla Thailandia, dalla Corea del Sud, dal Vietnam e dagli Stati Uniti. L'evento che mette al centro delle dinamiche economiche e commerciali la Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo attraverso la sua azienda speciale è l'evento per l'incoming dei buyers che vengono un po' da tutte le parti del mondo e che sono molto interessate all'agroalimentare dei nostri territori. Noi siamo particolarmente soddisfatti del lavoro che si sta svolgendo, ma soprattutto di questo afflato che si è creato tra le aziende produttrici e i buyers stessi che sono particolarmente attenti. Una mirata azione di incoming rivolta ai principali distributori operanti nei canali retail e food service, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'offerta agroalimentare calabrese. Credo che alle aziende calabresi manchi questo, manchi la comunicazione, mancano iniziative che possano in effetti aprire nuovi mercati, nuovi mondi. Capisco che in tema di digitalizzazione la comunicazione diventi una cosa essenziale. Non basta avere prodotti di qualità, non basta avere prodotti che rappresentano un territorio, però ci vogliono ovviamente i mercati di sbocco. I mercati di sbocco non possono che essere trovati con un'attività di comunicazione. Questo è un esempio tipico. La manifestazione è iniziata con degli incontri B2B, durante i quali i buyers internazionali hanno avuto modo di prendere direttamente contatti con le 24 imprese locali selezionate, interessate ad ampliare la presenza sui mercati esteri. Poi è proseguita con le visite all'interno delle realtà produttive. È un'operazione che nel fare l'incoming, quindi nel dare l'opportunità che ci sia questo scambio di confronto tra domanda e offerta, dà anche l'opportunità di vedere i territori a cui appartengono questi prodotti, i modi in cui vengono lavorati, gli stabilimenti dove vengono realizzati e le imprese che li rappresentano.